Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di Mite Misteri SCP. Oggi parleremo dell'SCP266, chiamato anche Fuochi Fatui, classe dell'oggetto Euclid. Una foto di SCP-266 in contenimento. Procedure speciali di contenimento. SCP-267 deve essere tenuto in unità di contenimento a chiusura ermetica dalla dimensione di 10x10 10 metri. L'acqua temperatura interna deve essere mantenuta pari o superiore ai 48C da un'unità di riscaldamento all'alimentazione autonoma. L'accesso all'unità di contenimento richiede un permesso di livello 2 o superiore ed è obbligatorio indossare una tuta per temperature estreme durante tutte le interazioni con il soggetto. Descrizione SCP-266 è un insieme di masse fluttuanti composte da materiale gassoso, le quali possiedono una luminescenza naturale che si manifesta come una fonte bagliore viola o rosso. Nella maggior parte dei casi SCP-266 effettua il tatto ed esercita un effetto endotermico nelle sue vicinanze, nonostante l'ansia evidente la presenza di un sistema nervoso. SCP-266 è in regia di stimoli ed è stato osservato, apprende alcune abitudini in base alle sue esperienze. SCP-266 ha notevolmente il calore e ne ricerca attivamente delle fonti, siano queste naturali o artificiali. Da tutte le fonti, però, SCP-266 preferisce il contatto umano come metodo per ottenere calore, in dell'effetto avverso che esercita sui mammiferi, a causa della natura endotermica di SCP-266. Una esposizione prolungata senza le adeguate protezioni porta alla morte per ipotermia acuta, sebbene non sia aggressivo. SCP-266 diviene irritato e ha detto ostile se non gli viene tornita la giusta quantità di calore e ha dimostrato di essere in grado di causare disastri considerevoli quando privato di calore. Il contatto umano ha inoltre dimostrato di aiutare a calmare SCP-266, suggerendo un bisogno di interazioni sociali. Il personale assegnato al suo mantenimento ha riportato di aver sentito SCP-266 parlare. stati di registrazione delle conversazioni hanno rilevato che SCP-266 è in grado di parlare in un dialetto gaelico sconosciuto e alle volte rispondere se interpellato. SCP-266 fu scoperto a in Irlanda, dopo segnazioni locali di numerosi giovani caduti inspiegabilmente vittime di ipotermia mentre si trovavano presso le fonti termali del luogo. Questo evento, assieme a continue segnazioni di fuochi fatui da parte di abitanti superstiziosi, catturarono l'attenzione della gente dopo aver trovato SCP-266 e fu in grado di condurlo a sito nelle vicinanze. Al suo arrivo la gente mostrò sintomi di ipotermia. E fu salvato solo grazie all'intervento del dottor e dello staff. A causa delle condizioni di contenimento del sito, SCP-266 fu trasferito nel Sito 19 non appena fu possibile. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima!